Ciao a tutti amici lettori, bentrovati in un nuovo tag. Questo l'ho trovato, non ricordo dove, vi lascio sotto le domande, poi taggo un po' di canali come sempre se volessero riproporlo. Cominciamo. Numero uno, il libro che vorrei aver scritto. Un libro che mi è piaciuto moltissimo è questo di Patricia Highsmith, che è Idilli d'estate, che parte dall'omicidio di un ragazzo omosessuale poco più che ventenne, accoltellato fuori di un locale. Per parlare però della varia umanità che vive la città, diciamo, sullo sfondo di una città indifferente, solo in apparenza ordinata e tranquilla, Patricia Highsmith tratteggia con la consueta maestria indimenticabili ritratti di un'umanità allo sbando, apatica e priva di volontà nei confronti della vita. Cioè, come al solito, approfitta di un argomento per tracciare, diciamo, i personaggi dal punto di vista umano. Un'umanità allo sbando, un'ordinaria follia che rende insensibili al delitto. Un noir molto molto bello, come sempre da questa autrice. Poi, numero due, il libro che mi ha fatto piangere. Allora, qui vi parlo di Ragazzi di vita di Pasolini. Anche questo è un libro bellissimo, che parla di questo gruppo di ragazzi che sono anche loro allo sbando, anzi questi sono ragazzini veramente nel primo dopoguerra che vivono nelle bidonville praticamente senza famiglia, si arrangiano, vanno in giro, fanno una vita di strada, diciamo, e non ha lieto fine il libro, è un libro abbastanza drammatico, molto molto bello. Poi numero 3, il libro che dice qualcosa di me, qui non mi è venuto in mente niente, ho dovuto saltarla. Numero 4, il libro in cui vorrei vivere. Qui vi ho già detto, a me è sempre piaciuta la Roma antica, per cui mi sarebbe piaciuto vivere in epoca romanica, per cui ho tirato fuori le Idi di marzo di Colin McCallaghan, che è ambientato all'epoca di Giulio Cesare praticamente, per cui magari mi sarebbe piaciuto vivere in quel periodo lì. Poi abbiamo il libro che ti ha tenuto sveglio la notte. Qui vi cito ancora I Vedovi, Boulogne Jacques, che è un noir psicologico, il classico libro che non riesci a smettere di leggere. Praticamente protagonista gelosissimo della moglie, convinto che abbia un amante, lo uccide e poi si deve nascondere, deve fuggire. Sono due autori bravissimi, autori anche di Diabolique e La donna che visse due volte, molti altri romanzi molto intriganti. Ho già citato tantissime volte questo libro perché è uno dei miei preferiti, vi consiglio assolutamente di leggerlo se riuscite a trovarlo. Poi, il libro che mai avrei pensato di amare, numero 6, è questo, La figlia di Mistral di Judith Kranz. Perché è un romanzo rosa, io non sono un amante del genere, non mi attira. Invece questo è scritto molto bene. Mistral è un pittore che alla fine dell'Ottocento, negli anni 20-30 del Novecento, conosce questa ragazza, Magali. Hanno una storia, una relazione, eccetera, che poi dopo un po' finisce. Anni dopo incontra un'altra ragazza e ha una relazione con lei che però è la figlia di Magali, lui non lo sapeva, e hanno una figlia insieme. Racconta la vita di questi personaggi, poi non si capisce se la sua seconda compagna è sua figlia oppure no. È una storia d'amore molto intricata, per chi piace il genere non è male. Poi, numero 7, il libro che non ho ancora letto perché mi spaventa. Questo non è che mi spaventa, è solo che è un librone talmente enorme che 8 milioni di idee, guardate che librone che è, per cui non l'ho ancora cominciato. È un thriller storico ambientato in Oriente, tipo Il nome della rosa, però ambientato in Oriente praticamente, nel Giappone del 1500. E dicono che è molto bello, l'autore è consigliato, speriamo, me l'hanno regalato forse il Natale scorso o 2 Natali fa, non l'ho ancora letto perché è un po' grande. Numero 8, il libro che vorrei dimenticare per poterlo leggere di nuovo per la prima volta.
Qui vi cito un autore che ho già citato all'inizio del canale, che è James Etlicese, Niente orchidee per Miss Blandish, un bellissimo noir che parla di questa ragazza che viene rapita, poi viene passata da una banda a un'altra, subisce anche la sindrome di Stoccolma, viene drogata, eccetera. E è un libro abbastanza drammatico, da cui sono stati tratti, mi pare, almeno due film da questo libro. Un autore bravissimo, se vi piace il genere, di noir diversi dal solito, diciamo, molto originale come autore, molto bravo. Numero 9, il mio guilty pleasure, il mio piacere proibito. Questo vi cito, Le strade dell'innocenza. Anche questo è un noir molto pesante, per stomaci forti, diciamo. Il bene e il male che si contrappongono. C'è un giovane ragazzo che diventa un serial killer, uccide le donne perché non è capace di approcciarle in maniera normale e descrive dal punto di vista psicologico sia suo che del poliziotto che gli sta dando la caccia, sta cercando di catturarlo. Anche qui è un libro che parla della personalità dei personaggi, soprattutto, che parla di quello. Molto bello anche questo, però è un po' pesante come libro, non è adatto per tutti. Numero 10, la mia unpopular opinion, qui l'ho già detto diverse volte, chiudi Luther Blissett, che in realtà era un gruppo di autori che si sono messi insieme per scrivere un thriller medievale, un thriller storico, anche questo ambientato nel mondo ecclesiastico, che dove viene citato spesso come un libro molto buono. A me, devo dire la verità, mi ha annoiato abbastanza, infatti non ce l'ho, devo averlo dato via. E l'ho trovato piuttosto noioso e pesante. Genere thriller storico, diciamo. Anche questo tipo il nome della rosa. Bene, per oggi ho finito, vi ringrazio per la visione, fatemi sapere se avete letto questi libri e se la pensate come me. Al prossimo video, a presto, ciao!